Bene, gentili signore e signori, buonasera dalla redazione giornalistica di RST Radio Science Televisione che risponde al sito internet radioscience.it, emittente radio-televisiva eh, via internet, online, come volete voi insomma. Ecco, questa non è la mia trasmissione, bensì del nostro collaboratore da Venezia che è già collegato, cioè il dottor Giovanni Znaudin. E ormai è già un po' iniziato a conoscerlo, l'avete visto anche in televisione in alcuni passaggi su Oggi Reporter. E stasera, come dicevo, è già pronto, lo vedo già in postazione, è tutto bello concentrato, coffiato, proprio eh, come dire preparatissimo. Perché sapete che gli argomenti che lui tratta sono sempre molto, molto interessanti. Eh, si parla del mondo di oggi, dei giorni di oggi che non riusciamo più <ride> praticamente a vivere perché qualche personaggio Dio denaro, eh, per semplificare un po' il tutto, eh, ci, ha, ci sta strozzando eh, effettivamente, ci stanno togliendo tutto. Perché succede questo? Come mai il mondo va in questa direzione? Come mai l'uomo non è in simbiosi, in sintonia eh, con la natura, ma ha un metodo diverso legato a, appunto ai soldi, al Dio denaro, come dicevo poc'anzi? Quindi abbiamo la natura, ha un suo metodo e l'uomo ne ha un altro. Se l'uomo non è in sintonia con la natura, prima o poi viene, come dire, eh, ucciso perché non c'è scampo. Dobbiamo rimettere le cose al loro giusto posto e rispettare la vita, rispettare la natura e quindi vivere in armonia. Purtroppo in questo pianeta, pianeta non è così. Allora io alle 18.34 cedo subito la linea a Giovanni, Giolin. A te Giovanni, noi ci sentiamo al termine. Ciao Massimo, saluto tutti, buonasera. Il, il tema che affronto questa sera, ma è il tema che a me piace di più perché è quello che per 40 anni eh, ne parlo e vivo, è il tema parlare del lavoro. Perché del lavoro e del mondo del lavoro non se ne parla più o se ne parla poco, se ne parla soltanto in determinati casi, in, determinati, in determinate situazioni, perché magari succedono cose che portano alla ribalta determinate tematiche. Però eh, parlare di questo, cioè parlare del lavoro, eh, vuol dire parlare di noi, di noi che eh, lavoriamo, parlare dei nostri problemi, eh, parlare di come, soprattutto non per lamentarci, ma di come... Eh, possiamo andare avanti e, e superare questo sistema sociale di produzione basato sul profitto e questo sistema di produzione ci sta uh, schiacciando. Ebbene, questo perché? Perché da quando l'uomo, eh, l'uomo sapiens, no? uh, uh, è su questa terra ha determinati bisogni da soddisfare che sono uh, quello del mangiare, del luogo per vivere, del problema di vestirsi e di. E di procreare. Bene, eh, questi sono le, gli elementi fondamentali che ci permettono oh, come specie di vivere e di andare avanti. Eh, il problema è che ehm, l'evoluzione nostra è stata anche una involuzione perché in questa società dove siamo arrivati, a questo punto dove siamo arrivati, dove ci, dove, gli economisti, molti economisti si sono chiesti ma da dove arriva tutta quella ricchezza che noi oggi abbiamo? Da dove arriva tutto quel sovrappiù che permette a delle persone di non lavorare e di chiacchierare tutto il giorno, e, nonostante questo, cioè non producano materialmente le cose per vivere, fanno una bella vita. Bene. Chi lavora per questi? Chi produce il pane per questi? Chi eh, produce eh, le case per questi? E via dicendo. E, ehm, se nella società mh, feudale o prima nella società schiavistica c'erano gli schiavi che procuravano questa ricchezza, ah, nella società feudale c'erano i servi della gleba, nella società capitalistica chi crea la ricchezza è il... Lavoratore, il lavoratore dipendente, quello che si sporca le mani. La ricchezza non è eh, il, il denaro: il denaro è il simbolo della ricchezza in questa società. Però sfiderei qualsiasi persona a eh, mangiare 10 euro a vedere se gli passa la fame o se deve, deve addentare un panino, magari imbottito. Ehm, per fargli passare i morsi della fame o se ha freddo eh, coprirsi con eh, 5 euro 10 euro no? di metallo o ha bisogno invece del vestito magari fatto eh, da eh, quei lavoratori che eh, si beccano 5 euro all'ora no? per 8 ore eh, lavorano come schiavi per creare queste eh, questi oggetti d'uso che permettono alla società di poter andare avanti. Quindi sono, siamo noi gli ultimi, quindi come erano gli ultimi gli schiavi, come erano gli ultimi i servi della Greba, noi lavoratori che creiamo eh, questa ricchezza. L'altra settima, eh, Due settimane fa abbiamo parlato di Michele, quel ragazzo che è morto, eh, si è suicidato in pratica. Sì, in pratica si è suicidato perché era deluso da questa società, perché gli, le porte gli erano sempre state chiuse. Non, in qualsiasi eh, posto lui avesse battuto la porta per trovare un lavoro, per realizzarsi. Era un giovane, aveva eh, 30 anni. Bene, in questi 15 giorni invece abbiamo dei fatti. Eh, di cui dobbiamo parlarne ed è che un ragazzo in provincia di Rovigo, un ragazzo di 19 anni, è morto sul lavoro, è morto sul lavoro schiacciato da un macchinario. 19 anni eh, è una, una vita da, uh, ancora da fare, eh, tutta una vita davanti eh, eh, c'era per lui. E invece sul lavoro ha trovato la morte, come ha trovato la morte Rosaria, quella che è morta due anni fa eh, di stenti sul lavoro, dal caporalato. Ecco, abbiamo questi, questi due opposti: abbiamo da una parte eh, chi muore senza lavoro e chi muore sul lavoro. Sul lavoro. Ma ehm, il punto allora è. Dobbiamo parlare dei nostri problemi come lavoratori, dobbiamo discuterne, dobbiamo vedere come andarne fuori di questa situazione se ne andiamo fuori. Perché ho anche un altro dato dobbiamo considerare che ultimamente si sta parlando sempre più della robotica all'interno del mondo del lavoro la robotica eh, che tutti esaltano e dicono um, eh, che i robot sostituiranno il lavoro dell'uomo e questo è vero è anche un bene perché quando si libera il lavoro eh, l'umanità dal lavoro vuol dire che l'uomo potrebbe dedicarsi a cose più alte se noi levassimo il sistema di produzione basato sul profitto, mentre la robotica e tutte quelle innovazioni tecnologiche eh, nel sistema attuale servono, servono soltanto per aumentare il profitto. Sentivo ieri sera anche Renzi, no, l'ex ministro, Ex primo ministro che parlava proprio della robotica e diceva: Non dobbiamo aver paura della robotica, perché queste qua sì, è vero, porta via posti di lavoro, però. Sorgeranno altri bisogni, altri lavori. No? Ebbene, eh, gli altri i lavori se lo devono cercare gli ultimi, come sbarcare il lunare lui? No, lui ha già il suo bel eh, stipendio eh, eh, garantito, mentre gli altri, cioè gli ultimi, se lo devono trovare, si devono dar da fare e diceva ed era contro il reddito di cittadinanza dicendo se noi diamo dei soldi a questi giovani questi non fanno più niente, eh no, cavolo, non fanno più niente. invece ehm, tenerli alla fame, frustrarli eh, al massimo, dire come il ministro Poletti che è bene che se ne vadano no, ehm, all'estero. Poi succede che eh, i più fragili si suicidano, come è successo a Michele, che dedica proprio: dedicava proprio Michele nella sua lettera da Dio, le ultime frasi a, a Poletti che lo ringraziavano perché lui si era dato da fare eh, per i giovani. Ecco, quindi è questa situazione che si sta creando: si sta creando sempre più il bisogno di fare un salto di questa società. No? La robotica quindi porta a ulteriori au aumento della uh, delle, eh, delle liberazione del lavoro, cioè libera lavoro, libera dalla fatica. Eh, fa, si sostituisce ai lavoratori su um, eh, lavori ripetitivi, noiosi. Io, a me piacerebbe vedere anche i robot che eh, anziché andare su Marte vadano dentro le miniere, e lavorino. E, e, che servono per noi a vivere, però su quello magari li adoperano meno tec tecnologia perché il lavoratore pur di lavorare, cioè il minatore pur di lavorare è disposto ad abbassarsi il salario come sta succedendo pur di mantenere anche miseramente la famiglia, è meglio un lavoro eh, mal pagato, un lavoro eh, di sfruttamento, però sempre un lavoro che è sempre un lavoro, diceva una volta eh, Berlusconi quando diceva, beh... Eh, Poco, ma comunque è sempre un lavoro. Mentre chi si, ehm, eh, mentre chi si arricchisce su queste cose sono sempre i, i soliti. Altro dato del mondo del lavoro è questo: ehm, un'indagine che poi è un'indagine che fanno ogni tanto i giornali no, si stupiscono di certe cose e nel momento in cui passano loro sono d'accordo su questo, non dicono assolutamente niente, bene, che la popolazione italiana, eh, i lavoratori, eh, quindi la, la popolazione dei lavoratori in Italia, l'anni, cioè l'anzianità, l'età media è salita, cioè quindi lavorano sempre più persone anziane e sempre meno... Uh, giovani entrano nel mondo del lavoro. Abbiamo superato anche la Germania e la Grecia. Oi Boh, però vorrei vedere leggere questi giornalisti cosa dicevano quando la legge Fornero passò e eh, fece sì. Che per andare in pensione ci volessero sempre e ci vogliono sempre più anni di contribuzione e ha spostato l'asticella dell'andare in pensione verso i 67 anni. Noi, boh, questi se ne accorgono ora, no? ma eh, come sempre, anche le notizie servono per fare cassa e una volta passato oh, la giornata no? su questo dato ehm, ci si dimentica. Invece, noi. Ultimi, dobbiamo sempre ribadirlo: queste cose dobbiamo sempre eh, ricordare ai nostri compagni di lavoro che esistono queste situazioni. Ma altro dato, sempre in questa settimana. Eh, in queste due settimane risulta che i voucher, che sappiamo tutti cosa sono, sono quel, ehm, quel prezzo no, sconto che la forza lavoro, eh, prezzo scontato della forza lavoro, che eh, viene pagata per una prestazione ca casual casuale, saltuaria. Questa prestazione saltuaria è diventata una istituzione. Allora, ehm, risulta che i più grandi usufruitori di voucher sono grossi gruppi industriali, sono, vanno dalla McDonald's, alla a Teco, quindi una società di, eh, che eh, serve per un'agenzia interinale in pratica, la Manpower, la stessa cosa, la CISAL, eh, la Chef Express, ecco, sono tutti grosse eh, ad, grossi multinazionali che usufruiscono di questo lavoro cioè ci pagano poche eh, decine di euro mentre i loro profitti eh, vanno alle stelle ma purtroppo una un dato sui voucher, dobbiamo segnalare che quelli che usufruiscono anche dei voucher sono le organizzazioni sindacali e gli enti pubblici tipo i, i comuni per organizzare feste e eventi, eventi culturali. Ecco. Que in queste situazioni siamo, è preso il mondo del lavoro, mentre chi ha il lavoro all'interno de della fabbrica o de all'interno del proprio mondo di lavoro vede sempre più arretrare i propri diritti e il proprio salario. Gli ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro hanno visto una regressione del, eh, del salario dei lavoratori giustificato col fatto che la contrattazione non abbiamo più avuto quindi inflazione, mentre adesso, oh che miseria, adesso l'inflazione sta partendo, ma i contratti sono stati fatti eh, già firmati e sono fatti in questo modo, che eh, si va a valle dopo un anno, si fa una un incontro, si vede quanto eh, c'è la differenza tra eh, l'inflazione effettiva e quanti soldi ci devono dare no? e quindi mh, si ritorna che eh, dopo un anno se l'inflazione parte i nostri salari sono già ben de decurtati. Ma non solo su questo, uh, adesso c'è soprattutto la tendenza alle industrie per fidelizzare, dicono i lavoratori eh, nel, nella, con la propria azienda, fanno uh, dei contratti sul welfare. Cosa vuol dire contratti uh, sul welfare? Vuol dire che alcune prestazioni sanitarie, o, o più o meno, o, uh, per l'acquisto di libri scolastici o altre cose, te li pago io azienda Anziché, eh, anziché l'ente pubblico. Beh, sa sappiamo benissimo: una delle grosse lotte che sono state fatte dai lavoratori nel passato è che, per esempio, sulla sanità non si eh, transige la sanità, il diritto ad essere, ad essere curato è di tutti e non um, qualcuno in più. E qualcuno viene curato meglio e qualcuno viene curato peggio, Beh, sapete questo cosa può comportare? Può comportare e comporterà che ehm, la sanità pubblica andrà sempre più a scatafascio perché chi ha un lavoro può rivolgersi a, a cliniche private, i quali faranno i soldi e via dicendo. mentre una volta che saremo fuori dal nostro dal mondo del lavoro o magari perché ci sbattono fuori con la job act o perché ehm, abbiamo raggiunto l'età per andare in pensione bene il servizio pubblico sanitario è, sarà lo scatafascio per cui eh, questa è la situazione che si verrà a creare non solo questa ma ehm, farà sì è uno un altro dato importante è che il welfare non va ad incidere. Adesso parlerò un po', te un po tecnico: però non va ad incidere sulla, um, sul co sui contributi, cioè non farà aumentare il costo della paga base, per cui, non aumentando la paga base, non aumenteranno i contributi, non aumentando i contributi, quando andremo in pensione, siccome la pensione è calcolata sulla contribuzione, quindi pagando meno contributi, la pensione alla fine, quando se, eh, chi ha la fortuna di andare in pensione, sarà sempre più bassa, si avvicinerà sempre più alla pensione sociale. Altro dato, ultimo dato, e poi ehm, cerchiamo di dare delle indicazioni, abbiamo visto la lotta dei tassisti in questi giorni. La lotta dei tassisti che tendevano a ehm, far sì che la, del, al, ehm, la legge sulle mille proroghe spostasse o cercasse un accordo con Uber, Uber questa società eh, multinazionale che... Eh, noleggia le auto con conducente e a livello mh, di, con lo smartphone eh, e via dicendo, i tassisti si sono ribellati. I, i tassisti cercano di eh, mantenere quei, quei privilegi che hanno avuto finora. Eh, lasciatemi l'inciso, Marx dice, chi lo le legge proprio anche sul ehm, 18 Brumaio di Napoleone Bonaparte, dice che le mezze classi eh, che stanno andando in rovina sono le prime a muoversi, infatti li, i piccoli privilegi eh, o i privilegi vi ricordate la lotta dei forconi? Ecco, è la stessa cosa. Adesso i tassisti eh, hanno dei privilegi e eh, se li vedono venir meno, e quindi stanno lottando per mantenere le licenze, tutto quello che, che eh, a loro permette di eh, avere una vita non da pro proprio da proletario, ma qualcosa di più. Bene, eh, però, loro purtroppo la tecnologia non si può. Oh, No, no, non si può fermare, non si ferma perché anche loro dovranno eh, accettare condizioni di peggioramento delle loro condizioni, dovranno essere più disponibili e, e tutte queste, eh, queste cose che vengono avanti, no? quindi Uber, questa piattaforma che eh, proletarizza tutti, perché anche chi eh, mh, eh, si iscrive a Uber e dà questo servizio di, eh, di passaggio: servizio vuol dire noleggio con conducente, eh, Uber, non ha, le macchine non sono sue, ma è del, di chi dà il passaggio. Eh, lui si trattiene Uber una quota del di quello che paga il, il servizio, quindi loro stanno fermi, no? Uber è Uber anche una multinazionale, loro stanno lì tranquilli con il loro software riescono a, a incrementare i loro profitti. Però è inesorabile, la società capitalistica non sta mai ferma, no? uh, si deve continuamente rivoluzionare e rivoluzionare anche i rapporti eh, di produzione, perché ehm, i tassisti vogliono mantenere eh, i loro vecchi rapporti giuridici che hanno, eh, con, ehm, che hanno acquisito nel, nel tempo o che avevano. Però eh, parlando con noi, eh, parlando dei nostri problemi, dovremmo riuscire a ad uh, organizzarci in un modo diverso dalle organizzazioni sindacali, come siamo abituati uh, finora. Ci sono esempi nella storia, uh, anche recente, recentissima, per esempio dopo l'uragano um, Sanding negli Stati Uniti, eh, sorsero dei movimenti che si occupano, inter Occupy o Occupy Sunday, erano dei gruppi di volontari che si muovevano e... e, e aiutavano la popolazione colpita da una parte e dall'altra rivendicavano che non è giusto che l'1% eh, mantenga schiavo il 99% e saltavano, uh, hanno saltato le organizzazioni sindacali come si conoscono oggi che le organizzazioni sindacali poi sono, eh, hanno questo schema no? arrivano, c'è una trattativa si siedono, vanno eh, mediano e via dicendo no, uh, si salta queste, hanno saltato questa istituzione le organizzazioni sindacali americane hanno dovuto rincorrere questo movimento no? ecco, questo movimento dove eh, C'è un'interrelazione tra chi ha lavoro e chi non ha lavoro, chi ha, ha qualcosa e chi non ne ha per fare una società diversa, per vedere come equalizzarsi, per. Cambiare la situazione attuale. Solo così ci si può, and ci può andare avanti, altrimenti, in una situazione di disastro, eh, in una situazione di cambiamento come quella nostra, chi è organizzato maggiormente avrà eh, il sopravvento sulla massa non organizzata. Quindi l'invito è di andare a leggere come si organizzavano questi gruppi e attraverso la tecnologia che abbiamo oggi, tentare di riorganizzare anche noi una situazione eh, di questo genere. Io per oggi ho finito, eh, lascio questo messaggio positivo, ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti. Bene, alle 18.54, riprendiamo la linea dallo studio di Radio Science eh, di Treviso, dunque ringrazio il dottor Giovanni Zinolin per queste spiegazioni sempre molto interessanti, molto eh, importanti, eh, sarebbe veramente il caso eh, di fare un settimanale più che un quindicinale. Comunque io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti, termina qui il punto di Giovanni Gianolin, grazie per averci seguito, vi lascio con la programmazione di Radio Science.